Consigliere Pignoli, com'è nata questa iniziativa di scrivere una lettera al presidente del Pescara Daniele Sebastiani? Perché ovviamente questa cosa altre società la stanno già facendo di serie B, per cui ho pensato che anche la Pescara Calcio potesse aderire a questa iniziativa. E voi sapete che la Pescara Calcio, come tutte le società di serie A e serie B, ha una serie di abbonati. La Pescara Calcio conta circa 3.000 abbonati. Noi non potremmo usufruire da adesso fino alla fine del campionato, ove si dovesse riprendere il campionato, alle partite della Pescara Calcio, perché gli stadi saranno vuoti in quanto le partite si giocheranno a porte chiuse. Allora mi è venuta l'idea, seguendo anche l'esempio di altre società, di scrivere al presidente della Pescara Calcio per vedere se ci fosse la possibilità di destinare questi soldi, che poi dovrebbero essere rimborsati a noi abbonati, all'ospedale civile di Pescara, che ritengo che in questo momento storico l'ospedale abbia bisogno, oltre che di sollecitazioni istituzionali, anche di economicità che possano permettere di comprare mascherine, guanti, vestiario e quant'altro, attrezzature e quant'altro. Questo è il momento giusto, per cui ho scritto una lettera al presidente via mail. Aspetterò la convocazione del presidente per cercare di ragionare su quale potrebbe essere l'ipotesi eventualmente destinare alcuni monumenti, se non tutti, all'ospedale civile di Pescara. Società biancazzurra spesso vicina ai più bisognosi, ad attività benefiche. Sì, mi ricordo che già questo dicembre abbiamo fatto una manifestazione con la voce dei pescaresi, avevamo la voce, diciamo, questo giornalino che viene distribuito praticamente sulle gradinate della Pescara Calcio in occasione delle partite casalinghe, e gli stessi avevano chiesto la presenza di alcuni giocatori. Insomma, oltre alla presenza dei giocatori, la Pescara Calcio offrì in quell'occasione quaderni, penne e quant'altro ai bambini ricoverati presso l'ospedale. Quindi penso che questa lettera andrà a buon fine, conoscendo il buon cuore del presidente Sebastiani.